Lassù in cima al colle, uno scrigno custodisce la statua della Madonna. La chiesetta dell'Immacolata domina su Monforte San Giorgio, paesino di 3.000 anime, posto sulle prime pendici dei Peloritani. Il piccolo luogo religioso si trova tra gli ultimi ruderi di Castello Federico II, che sorgeva imponente sulla vallata, dove rimbomba quotidianamente l'eco delle tradizioni. Lo scampanio in filo di fusione della campanata dell'Immacolata, infatti, risuona sul paese e per tutto il comprensorio, sia la mattina alle 6 che la sera alle 21. E la venerazione per la Vergine Maria si rinnova tradizionalmente l'8 dicembre, con i pellegrinaggi da tutto l'Interland. I devoti sfidano il freddo per rinnovare l'atto di fede innanzi alla statua marmorea di Maria e del Bambino, attribuita alla scuola laurenesca, e per gustare lo splendore paesaggistico possibile dalla cima del Colle Marra. Lo sguardo si allunga da Dinnamare al Golfo di Milazzo, fino alle Eolie e Tindari, quando la visibilità climatica lo permette. Ma la processione della Madonna per le vie del paese rappresenta uno sforzo notevole. La statua marmorea pesa quasi 4 quintali, e il percorso per raggiungere la cima del colle è solo un infinito susseguirsi di gradini, tanto che le feste celebrate sono finite negli annali. L'ultima volta che la Madonna tornò in paese fu il 31 luglio 77. Sull'onda di quei ricordi, la gente si è mobilitata per una nuova grande festa. Queste immagini sono una delle poche testimonianze storiche dell'evento e sono state realizzate con una macchina amatoriale da Pippo Midili, che ce le ha gentilmente concesse. Prima di questa festa si ricorda solo una grande celebrazione per l'Immacolata del 916. Mentre gli anziani rievocano ancora la grande commozione che coinvolse tutti i fedeli monfortesi nell'immediato dopoguerra, quando venne collocata la grande croce sulla facciata della chiesetta in cima alla collina, che di notte è visibile anche dai paesi vicini in quanto sempre illuminata. Per preparare la giornata memorabile del 31 luglio 77, i sacrifici furono notevoli. La famiglia dei Giorgianni, detti Paniancu, realizzarono una vara particolare per permettere una migliore presa ai portatori lungo la scalinata che conducono fino al centro. E anche un'apposita passerella venne allestita per il passaggio della processione nella parte alta della zona del castello. Com'è tanto caro il ricordo della pioggerellina che accompagnò la processione quando la statua marmorea della Madonna giunse al centro abitato. Quasi una benedizione divina, disse qualcuno. I portatori facevano a gara per condurre la vara, che giunse nella piazza 4 novembre tra due ali di folla festanti, eppure tanta gente in lacrime. Poi la processione per le vie del paese venne celebrata alla vigilia di Ferragosto, in un vero e proprio bagno di folla. Successivamente la statua venne ricondotta nella chiesetta che la custodisce.
ma il sogno di una grande festa si è realizzato con l'impegno di tutta la collettività. Il 4 agosto 2002 la Madonna è stata portata in paese. Nino Midili, uno dei componenti del comitato organizzatore, uno dei più assidui componenti che ha dato vita a questa festa. Un impegno molto, molto importante. Il nostro impegno è stato, per una tradizione familiare, da mio nonno ai miei zii, e allora per continuare questa tradizione mi ho voluto impegnare per la riuscita di questa festa. Con tanti sacrifici per l'organizzazione? Sì, tantissimi sacrifici. Sì, vabbè, non penso. Thank you.
Padre Pippo, come va? Pare che tutto proceda bene. Anzi, ci sono tantissimi partecipanti, tantissimi che vogliono dare il cambio alla, per portare la vara. Questo è un buon inizio, mi pare, della festa, dell'impegno di tutti i fedeli. Ecco, sono da tutte le parti venuti e vogliono veramente rendere omaggio alla Madonna. Pagina 18, vogliamo vivere. Vivere, Signore. Siamo col sindaco di Monforte, Franco Giorgianni. Sindaco, un momento importante per la sua comunità? Certo che è un momento importante, dopo 25 anni abbiamo questo grande piacere nuovamente di avere la statua qua della Madonna Immacolata al paese, con un gran ringraziamento a tutti per l'impegno che ho visto sino a questo momento, che ci fa onore a noi, fa onore alla Chiesa e a tutta la comunità. Facciamo girare, dai, che non le spalle, non le spalle.
25 anni la Madonna è di nuovo a Monforte. No, la Madonna è sempre a Monforte, ci mancherebbe altro. Oggi rinnoviamo questa nostra devozione, questa nostra tradizione. È un momento veramente privilegiato in quanto possiamo prendere più coscienza di essere cristiani, di essere chiamati a una missione grande di evangelizzazione, una missione di testimonianza a Cristo sulla terra fino alla fine. Emozionante. Emozionante, ma questo non basta. Adesso è nell'ora della nostra morte. Un pochino di passare.
Da pochi spazi per girare, per favore, da pochi spazi per girare. Per favore. Le note ci
La domenica successiva è stata celebrata la festa solenne con la processione per le vie del paese. Il 18 agosto è stata riportata lassù, in cima al colle.